Grazie a Marta, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Era da tantissimo tempo che non registravo e questo oggi, se riesco, faremo due gare perché lo conterò come uno dei tanti speciali del mio canale per i 100 iscritti. Ormai i 100 iscritti li ho raggiunti da una settimana circa, però vorrei portarvi tre speciali. Uno, appunto, questo un po' così, ok? Normale, due garette così, tanto per farlo durare un po'. L'altro invece di FIFA che vi avevo promesso, episodio XXL, già registrato, devo solo editare e caricarlo. E l'altro è una challenge al campo, insomma, dei gol più belli che abbiamo fatto. Molto carina, se mi viene bene la carico. Ci sarebbe anche un altro speciale da caricare, però devo decidere se caricarlo o meno quello. Oggi siamo al Sachsenring in Germania, è una pista che non amo. Però hanno messo pioggia per la gara, partiamo decimi. Se è così, allora mi potrebbe andare di lusso, perché se piove gli altri vanno molto più lenti. Dobbiamo però stare attenti a non finire col muso per terra. Poi c'è sto bug, se ve ne siete accorti, io l'ho sentito seguendo Nu, che nella Moto 3 e nella Moto 2 le qualifiche sono buggate, arriva sempre primo Navarro. Se invece si annoia ad essere primi, lui arriva comunque secondo, è sempre così. Quindi, vabbè, dopo Navarro tanto arriva dietro alla fine sempre. Quindi non ho nulla da dire, ho cambiato il casco per questo episodio, ne ho messo uno di Valentino Rossi, magari nella prossima gara poi lo cambieremo ancora, ne metteremo un altro di Valentino che mi piace anche quello tantissimo. Questo è uno dei miei preferiti comunque, di lui. Quindi vediamo, cerchiamo di fare una bella gara se piove, se no dovremo cercare di arrivare il meno dietro possibile perché non è una pista che Buongiorno, amo, e vincitore del infatti pioggia Sachsenring, leggera, benvenuto. può andarci bene. Può andarci bene perché sul bagnato possiamo andare veramente velocissimi noi. Però bisogna stare attenti a non cadere, perché Come oggi sai, in questo anni dalla episodio macchina verde i sento. piloti raccolgono gli ultimi pensieri e Io si finisco col preparano a muso per correre terra. un altro Gran Premio di Germania, qui sul circuito del Sachsenring. Eccoci qui, decima posizione. Bella la partenza come sempre, chiudiamo subito qua verso l'interno per superarne subito alcuni. Antonelli davanti a noi, attenzione andiamo su Cordolo, mamma mia si impenna la moto, stiamo in piedi mi raccomando. Non sono tanto più abituato alle Moto 3 perché ho fatto in questi giorni alcuni campionati con la MotoGP, quindi è totalmente diverso. Totalmente diverso, attenzione Quartararo che si impenna, mamma mia l'avevo visto già per terra, bello questo, bello bello l'inserimento interno verso Antonelli e siamo già a quarti, oh mio Dio, le pioggia sul finestrino, come vi stavo dicendo non sono molto abituato. Però ho provato anche difficoltà più difficili in MotoGP, quindi sono pronto anche a portare per il prima di tutto togliere l'assistenza alle curve, queste, come si chiamano, quelle delle curve, insomma, queste linee qua che ci sono vorrei toglierle perché ormai non servono più a nulla, dato che io so tutti, più o meno tutti i circuiti, quindi vorrei togliere, poi magari piano piano, andando avanti, aumentare la difficoltà a realistica. Però per questo vorrei aspettare ancora un po', anche perché abbiamo rewind 0. Attenzione, bello questo inserimento! Però è un po' rischioso, infatti. Infatti lo facciamo ripassare Bulega, perché non lo vogliamo più far cadere Bulega. Ci odia a morte ormai. Siamo stati un po' scorretti. Poi, vabbè, l'altra volta ha sbagliato lui perché comunque è entrato malissimo. Mamma mia, che staccata qui su Fainati. Proviamo anche su Binder. No, nulla da fare. Dobbiamo stargli dietro. Dobbiamo seguire un po' la scia, vedere come si comporta. Mi raccomando, niente contatti. Possiamo provare all'interno qui, no? Nulla da fare. Resiste, resiste Binder. Per la fisica pro, invece, mi sa che bisogna aspettare ancora un po' perché ho provato a mettere anche fisica pro. Ed è incredibilmente difficile. Tanto Binder qua ci sta prendendo
posizione e la mia moto continua a bacchettare. Attenzione qua sul... Attenzione qui perché qua gli andiamo, qua gli andiamo. Mamma mia, che velocità che ha la nostra KTM. L'abbiamo sverniciato qui, però andiamo larghi. Lì è dietro, c'è dietro lui. Larghissimi anche qua, non ci voleva perché c'è dietro. È dietro, mamma mia, e qua va più veloce lui, staccata. Segue la scia lui. Però neanche tanto, attenzione, vediamo qui se si infila all'interno. E noi andiamo larghi, però glielo facciamo, glielo concediamo questo. Attenzione agli incroci di direzione. Siamo secondi, manca ancora un giro, potremmo rischiare anche un po', perché come vedete andiamo più veloci di lui sul bagnato. Attenzione, prova un sorpasso impossibile all'esterno. E infatti è impossibile, andiamo larghi. Molto larghi. Qua forse perdiamo un po'. No, gli siamo sempre lì. Mentre dietro sono tutti attaccati, guardate la mappa. Tutti dietro ce li abbiamo, non ci siamo staccati neppure per un po'. Possiamo provare in staccata qui. Mamma, sverniciato questa volta. Mamma mia, che staccata questa. Mi sono infilato all'interno, non poteva far nulla Binder, anche perché ero molto più veloce di lui. Proviamo a scappare qui, perché qua noi andiamo molto più di lui. Andiamo larghi, mamma mia. Perdo il posteriore, mamma mia che pericolo qui però. Ultima curva, si va in salita. Le rossi potrebbe esserci anche per questa gara, incredibile. Stiamo salvando questo motomondiale che era partito veramente malissimo. Faccio una cazzata a far così. No. Vai, Rossi c'è. Mamma mia ragazzi, ho fatto una cazzata, però sono finito comunque primo. Mamma mia. Guardate il tempo, 0,040. Guardiamola qui perché è incredibile. Guardate qui Binder. E io decido di fare l'impennata mezz'ora prima che arriva il traguardo. Che il traguardo era là in fondo. E Binder quasi ci supera proprio per un... Non lo so, non saprei cosa dire, però veramente è un rischio enorme che ci siamo presi, però primi e siamo secondi, a meno 30 da Binder, non è poco meno 30. Meno 30 non è affatto poco, però. Meno 30 non è affatto poco, è incredibile. Adesso andiamo a vedere cosa c'è sul calendario. Mamma, c'è questa gara. C'è questa gara in Austria, sinceramente io sarò il più sincero possibile con voi, questa pista io non l'ho mai vista. Molto probabilmente questa è nuova di quest'anno, la fanno di solito per le Ferrari mi pare, per le Formula 1, però io qui non l'ho mai vista, MotoGP mai vista. Infatti non è proprio una gran pista per le MotoGP, comunque adesso mi faccio le qualifiche e poi... Sono caduto, incredibile. Quella curva lì è impossibile da fare con le MotoGP, veramente. Ok, io ho fatto un giro, credo che faccio solo questo, perché questa pista è qualcosa di vergognoso, veramente. Faccio solo questo io, perché veramente... Non so come andrà questo Gran Premio, sicuramente non bene, perché è incredibile. Ultimo. Ma come ultimo? Io ho fatto il giro. Ah, terzo. No, campionato questo. No, campionato. Ah, siamo a meno 50 da Vecchienzo. No, come? No, ragazzi, ho fatto una cazzata, ma porca puttana. Mi sono ritirato. Non ci credo. Meno 50 punti adesso siamo, non ci credo. Che cosa ho fatto? Tutto in diretta, Ma porca Eva, avrò cliccato qualche tasto che non andava, sicuro.
Incredibile, incredibile, mamma mia. Vabbè. Andiamo a far Bernò, andiamo a fare, non ci posso credere. Boh. Andiamo a Bernò. Sicuramente andrà meglio qua. Già seconda volta che ci ritiriamo, proprio sul più bello qua però, proprio qua sul più bello. Ah, fatemi fare le qualifiche qua, poi ci sentiamo. Qua sicuramente andrà meglio. Bernò è una pista che mi piace comunque. No, porco. Ma Eva, sono caduto. Oh, ma briga di merda. Ma mio di merda, ma mio. In mezzo al cazzo proprio. Oggi non è giornata, oggi non è giornata. 2-9, 2-9, vai. No, 2-10, porca Eva. Ma ho fatto un giro di qualifica molto bello, anzi no, ho fatti 3 o 4, però tutti andati male perché c'era in mezzo qualcuno ovviamente che rompe, e ovviamente quelli lenti che devo superare. E torniamo ai boss questa volta calmi, a farli a cliccare le cose. Salta a gara. Sono primo, sono primo. Andiamo a vedere. Vi ho detto che questa pista mi piace, quindi. Secondo, Navarro. Ve l'ho detto, Navarro c'è sempre. Poi in gara sparisce. Siamo lì, siamo secondi. E questa volta andiamo in pista, giusto? Ok, andiamo in pista. Poi dopo per farmi perdonare vi farò anche la gara, che mi pare che dopo ci sia la gara con quella moto a Misano, insomma, con il team di Valentino. Con comunque lo Sky Racing Team e Antonelli, quelli lì. Quindi vi farò anche quella che mi sono allenato veramente tanto lì. Ormai Misano la so a memoria di circuito. Quindi andiamo in pista. Secondi. Tutto è pronto, Dobbiamo sì, rifarci via del Gran subito. Premio. Siamo a meno Certo, 50 questa punti dopo pista il non ritiro avrà in mai Austria, perdite da dei no. Binder. Sono terzi in campionato. Meno 50 sono tantissimi. Dobbiamo sperare che di arrivare noi primi e Binder non secondo, ma un po' più indietro. Quindi noi siamo partiti a razzo. Qua voglio andare sul sicuro. Non voglio fare stupidate. Voglio farmi una gara tranquilla. Spererei. E quindi spariamo subito via, subito via dal gruppo e andiamo a farci una gara in solitario perché ci vuole dopo una stupidata come la volta scorsa. Bene, stai già prendendo tantissimo. Devo stare attenti ovviamente a non cadere. Tipo su quel cordolo, sono già caduto nelle prove. Non dobbiamo prenderlo, sennò ci piantiamo un volo enorme. Ecco, telefono. Già un secondo e mezzo da Navarro. Navarro tiene il terzo Fenati. Buono, buono, buono perché non vedo Binder. Buono perché non vedo Binder. Potremmo recuperare veramente molto qua su di lui se arriva almeno quarto o quinto. Buono, buono. Fenati quarto, quindi Binder è come minimo quinto. Attenzione qua al cordolo, mamma mia. Sono dietro, guardate che bella moto quella della Sky Racing Team. Allora, una cosa è vero già, dato che sono comunque. Eh no, però non bisogna sconcentrarsi, qua abbiamo perso il posteriore, dovevamo cadere qua, Quindi stiamo attenti, senza sconcentrarsi. Allora, volevo dirvi, io seguo Nu 89 e lui lo seguo da un bel po', ormai lui è un grande a fare le moto veramente, non c'è nessuno come lui a fare MotoGP. Anche le telecronache, cioè lui fa una roba eccezionale e lui ha da sempre inserito le mod in questi giochi, no? Per modificare la tuta, i caschi, per renderle più personali possibili, no? Ecco, volevo farlo anch'io ovviamente, solo che anche la difficoltà ha aumentato, no? Vabbè, lui è già bravo, quindi ha aumentato al massimo, lui ha il cambio manuale infatti. E
Io ho provato a farlo, ho già i programmi e tutto, però non trovo i caschi, non trovo i caschi di carriera. Anche lui ha avuto qualche problema a trovarli, quindi vabbè, aspetto di trovarli e poi ci provo io. Però non vorrei rischiare perché non sono bravissimo con queste cose qui e quindi non vorrei rischiare di rovinare il gioco, però mi piacerebbe veramente tanto, ad esempio, modificare la tuta rendendola Vecchienzo, con le scritte Vecchienzo da tutte le parti o con le scritte di un colore anche un po' diverso, il casco personalizzato. Così sarebbe sicuramente più bello. Quindi appena so come si fa, le metto. Poi ovviamente quando diventeremo già forti ci saranno anche le mod, quelle per aumentare la difficoltà, le cadute, la fisica e quelle robe lì. Dopo quelle lì vedremo più avanti. Intanto qui siamo sempre a stessa distanza, più o meno un secondo e mezzo, due, credo. Stiamo facendo una gara veramente eccezionale, le gomme sono ancora perfette. La stanchezza invece è un po' calata del nostro giocatore, del nostro Vecchienzo, è calata. Però dovrebbe durare ancora per un giro. E 1,8 infatti. Le gomme sono perfette, incredibile. Non le stiamo sforzando più di tanto, infatti. Stiamo facendo una gara abbastanza tranquilla. Binder a terzo, adesso quarto, buono, se finisce così è perfetto. Qui un po' larga, però vabbè, fa niente, fa niente. Ah, Binder secondo, no dai ragazzi, no, vi prego no, secondo. Cenate adesso, secondo, mamma mia, sto seguendo la live qui. Binder quarto, ti prego dai. A parte che è come nella realtà alla fine, se voi avete mai visto le Moto 3, cioè... È una cosa incredibile, cambiano posizione ogni 2x2, ogni curva cambia tutto posizione, cioè uno che all'inizio parte primo e fa una bella gara ed è primo, dopo il primo giro può arrivare quinto o sesto, Succede quasi sempre così, ci sono moltissimi sorpassi nella Moto 3. Perché? Perché tutte le moto più o meno sono della stessa velocità, non ci sono degli grandi sbalzi, no? Come ad esempio in MotoGP può essere la Yamaha o la Honda o la Ducati con una Vinzia oppure una Vintia o una Pramac non ufficiale. Qui non ci sono, sono più o meno tutte uguali, più o meno dico, perché vabbè, questa dello Sky Racing Team è un po' più veloce di quelle che arriva a 34esimo, però a grosso modo sono lì, sono quasi tutte simili, infatti arrivano quasi sempre tutte insieme, non ci sono grandi fughe così, quindi sono veramente molto molto belle le gare in Moto3. Intanto noi qua a chiacchierare, siamo già avantissimo. Fenati a terzo, Bastianini quarto, voglio sapere chi è secondo però. Binder sarà secondo, Navarro. Era Binder, adesso è Fenati. Le ultime curve, speriamo. Qui però la faccio, Qui però la faccio l'impennata. Attenzione al posteriore qui. Bastianini secondo, Fenati terzo. Vi prego, durate fino adesso. Vi prego, vi prego, vi prego. Mancano ancora alcuni metri. Mancano ancora con i metri. Vecchienzo c'è! Vecchienzo c'è! Vecchienzo c'è! Non so per quante volte quest'anno, però Vecchienzo c'è. Che gara, che gara. È scappato via subito alla partenza. Non ne ha avuto per nessuno. Miglior giro. 2-10. Mamma mia. A 2 secondi da Enea Bastianini, Brad Binder quarto. E adesso si accorcia subito la classifica, siamo già a meno 38, che non è poco. Però siamo attaccati praticamente a Fenati, cioè Binder però corre. Binder corre. Mancano ancora un bel po' di motomondiali però. Sono molto più pesanti comunque delle Moto 3 queste, però sono veramente bellissime queste moto. E su questo circuito mi sono allenato veramente tanto, ormai lo so a memoria. E come vedete ho cambiato anche il casco, ho messo per queste gare ho messo questo, quello di Valentino, eh sì, ecco, io vi faccio vedere il casco poco fuori. Aspettate il rettilineo che ve lo faccio vedere bene. Primi, mamma mia, ve l'ho detto che sono migliorato, ve l'ho detto che sono migliorato, quindi primi, partiamo subito a bomba.
Speriamo di stupire anche qui i nostri colleghi ancora una volta, dopo che li abbiamo già stupiti anche in Moto 3. Alcuni però sono in Moto 2 tipo Morbidelli e questo qua, questo signore qui di fianco invece è in MotoGP. Dovremmo stupire più che altro lui. Partenza mica tanto bella, non so perché ha frenato la moto dopo un po'. Infatti andiamo larghi, attenzione qui. È l'incrocio di direttori, mamma mia, brutto incontro qua, brutto incontro con Marini. Marini Moto2 che è il fratello di Valentino, però non fratellastro, mi pare. Qua ci siamo infilati molto bene Antonelli, attenzione perché è scatenato Antonelli di solito in queste gare quando si deve far vedere. Qua andiamo sul rettilineo, settimi siamo. Nella gara scorsa siamo arrivati settimi, mi pare. Però era praticamente la seconda gara del campionato, quindi non era ancora buono da giocare. Brutto, Valentino va largo intanto, però bello il sorpasso verso l'esterno, mamma mia. Qui mi hanno sverniciato invece, e qui li svernicio io sulla curva. Forse, vediamo se tengo. Mamma mia se vanno questi. Però qua io vado velocissimo, che loro frenano qui. Ci avviciniamo tantissimo ad Antonelli, proviamo la staccata, mamma mia. Qua c'è Morbidelli, poi c'è Baldassarri, mi pare. Mamma mia, quasi contatto, vediamo qui sulla scia. Ci spostiamo un po', attenzione. Brutto contatto qui, e lo spingiamo primo, però primi ci siamo noi. Fuori, incredibile caduta. Rimettiamoci subito in pista. No, incredibile caduta qua. Incredibile caduta che non ci voleva. Siamo andati lunghissimi qui. Però possiamo recuperare, possiamo recuperare. Mancano ancora due giri, tanto. Un giro e mezzo. No, qui andiamo lunghi. Stiamo facendo troppi errori. Dai, dai, li abbiamo già presi questi mallenti. Dobbiamo subito recuperare. Non ci voleva una caduta così. Bezzecchi, Vietti, via, via. Foggia. Qui andiamo veloce, dobbiamo approfittarne. Dobbiamo passare verso l'interno. Senza contatti però, senza contatti. Anche Bagnaia qui dietro, Bulega, visto che recuperiamo subito velocemente, perché comunque noi abbiamo un altro passo rispetto a loro, siamo già quinti dopo la caduta, bruttissima tra l'altro. Antonelli qui è la nostra prossima preda, vediamo se riusciamo qui. No, bruttissimo, scusa, mi scuso con Antonelli, vediamo qua sulla scia. Vediamo qua sulla scia. Andiamo più o meno uguali, però la curva è a favore mio. Qui non andiamo più lunghi, freniamo. Buono, buono, buono. Adesso andiamo a prendere quelli là davanti. Però no, se facciamo così no. Quarti. Sono troppo veloci quelli là davanti. Anche perché potevamo già prenderli, eravamo già primi, però siamo andati lunghi, quindi. E forse anche qui. No, ci stiamo dentro qua. Stiamo dentro perfettamente. Qua però forse li possiamo recuperare qua. Su queste due curve che loro frenano e noi non freniamo, possiamo recuperarli. Mamma mia, ho preso il cordolo in pieno qui però. Del cordolo in pieno.
No, niente da fare, quarti. Teniamoci la nostra quarta posizione. Siamo sempre più migliorati, ovviamente se non cascavo per terra potevamo fare sicuramente qualcosa di più. Però purtroppo siamo caduti anche questa volta, perché anche la volta scorsa siamo caduti, però quell'altra volta avevo il rewind. Però va bene così, quarti. Non è un episodio sicuramente da lamentarsi questo speciale, perché siamo arrivati nelle due gare di MotoTrre primi e qui quarti. Potevamo arrivare molto di più, potevamo arrivare primi anche in Austria magari. Però questo è stato un mio errore, ovviamente. E quindi anche lì ci siamo ritirati. Andiamo a fare un recap generale delle gare che ci mancano. Allora, Silverstone, la prossima gara. Mamma mia, qua sarà un disastro. Un disastro. Poi Misano, qua invece spero di fare bene. Aragon, anche qui sarà durissima. Qui vabbè, niente. Motegi, anche qui sarà durissima. Phillip Island vado abbastanza bene. Sepang, dipende. Poi Valencia sarà l'ultima. E niente, mancano poche gare, sinceramente. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei gare mancano. Non sono tante, sei gare. Non sono tante. Comunque io vi ringrazio per i 100 iscritti, vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando in questa serie, perché comunque era partita malino con il vostro supporto, poi sta sempre più migliorando, quindi vi piace. Spero che anche quando tornerà lo speciale di FIFA lo apprezzerete anche quello, speciale XXL, perché durerà anche quello tanto come questo episodio. Niente, non mi dilungo più di tanto. Spero che esca il prima possibile sia quello, anche quello di FIFA, e sia anche quello la challenge, anche perché non ho ancora iniziato a editarla. Io vi saluto, ciao a tutti.